51 Bonucci, 16 Burdisso, 25 Samuel e 11 Grosso. A centrocampo 15 Dacour, 50 Marufi, 91 Gonzales, 7 Figo e 21 Solari. In attacco 9 Cruz. Ed è cominciata la partita. Abbiamo fatto scattare anche il nostro cronometro con la Sampdoria in divisa bianca. I difensori centrali sono Burdisso e Samuel. Adesso Bonucci, il giovane Bonucci, che è una delle novità, dei motivi di interesse di questa partita. Quindi Cruz. Rotazione del pallone per Bonucci. Respinto da Pieri. Leonardo Bonucci, viterbese di 19 anni, che ha già giocato nella scorsa stagione in Serie A contro il Cagliari e in questa Coppa Italia con Messina ed Empoli. Ancora per il difensore esterno destro Bonucci. Un colpo di testa verso Cruz, ma che chiaramente in questo caso, come vedi, sono Pieri a sinistra, Maggio a destra. Ne parleremo dopo, la coppia Bastrini-Pieri che probabilmente saranno in concorrenza davanti alla panchina. Hai visto il gesto con le mani? Lui vuole i tagli, non c'è niente da fare, vuole i tagli degli esterni che praticamente partono esterno e poi tagliano il campo. Quello è il classico gesto. Eh sì, infatti hai fatto bene a fare questo riferimento, perché l'avevo notato prima, è praticamente equipaggiato a livello acustico di tecnologia nello stesso modo che Marufi. Intanto chiedo a Failla, è stato costretto a fare a velocità supersonica il suo ultimo intervento, se aveva qualcos'altro da aggiungere. Vai Fabrizio. Soltanto in chiave tattica dico che Novellino è contento della sua squadra, ma non quando... È sempre la Sampdoria in zona d'attacco. Davanti per il colpo di testa di Bastrini e poi la rispinta che è stata di Samuel. Novellino, ripeto, nonostante questo era 3-0, era rivolta al quarto uomo, gli ha indicato che era all'interno dell'area tecnica, che per sua fortuna è più grande, più vasta rispetto a quella di Marassi, perché potete immaginare che tra il quarto uomo, chiunque esso sia, all'indietro Zenoni, il cross da tre quarti, il colpo di testa di Pieri, anzi era un controllo, diciamo una specie di passaggio di petto. All'indietro il pallone per Burdisso, largo ancora per Bonucci, davanti a lui c'è Pieri, in mezzo Dacour, assolutamente impreciso. Sono palloni imprecisi, impossibili per una punta. Rimane 0-0 il punteggio dopo il 3-0 per l'Inter dell'andata. Un lancio per Bazzani, il pallone che è stato respinto. Per Novellino indispensabile di un gran regista come Volpi. Manca la lucidità, manca la testa alta, manca il lancio lungo. Tu hai visto un lancio lungo da parte dei due interditori? No, perché sono due giocatori bravi ad interdire, a rubare palla, però. Intanto c'è un passaggio proprio per Bonucci, questa è la sua posizione. Avanza da destra nella difesa, quindi Figo indietro per Dacour. Aveva cercato di superare Bazzani, ancora a Bonucci. Dipende dal loro peso secondo te? No, anzi non è questione di peso, perché dovrebbero essere più piantati per terra. Davanti a cercare in questo caso Bonazzoli, il traversone in mezzo per la corrente, Pieri in area, Bazzani e poi il tiro di Maggio. Diventa sicuramente più pericoloso. Sicuramente la Sampa ha tre ottimi colpitori che sono Bonazzoli, Bazzani, appunto Sala, che tutte le volte che può avanza sui calci da fermo, mentre intanto c'è un lancio proprio per Bonazzoli, pallone alzato da Bonucci. Figo, Cruz dietro, adesso Dacour, largo per Pieri, cerca di convergere, litiga un po' con il pallone, doppia copertura che è stata portata alto. Intanto il traversone di Zenoni, ancora una volta è finito a terra Bonazzoli e il direttore di gara ha decretato un calcio di punizione a favore dell'Inter. Perché c'è stata la trattenuta della mano. Per chiudere questo primo tempo, vi rammento che intanto c'è un pallone che non è stato fermato da Bonucci sulla rimessa di Toldo. Centellinati per la sua testa, evidentemente uno che ha il senso della posizione. La devi smettere di buttarti sempre per terra. Eh sì, francamente anche per noi è un po' un mistero. La danza sul pallone di Figo, quindi Marufi dietro ancora per Bonucci a cambiare il gioco per Grosso. Scomposto l'intervento da parte di Bonazzoli, che si mettesse in visione in ascolto soltanto adesso. Questo è belga di origini marocchine,
che giocava nell'Anderlecht e nel PSV Eindhoven. Takur, dei tre che formano la diga dell'Inter, con naturalmente Vieira e Cambiasso, è l'unico presente questa sera, ma Mancini ha cambiato spessissimo. Poi la giocata di Maruffi all'indietro, l'altro giovane Bonucci temporeggia, adesso in posizione centrale Figo. Lui ci ha ripensato, ci sarà un altro esordio assoluto in prima squadra. Intanto un cross di Zenoni, pallone messo fuori, vai pure Fabrizio. È quello di Damota, giocatore al doppio. Intanto aveva chiesto palla ma non l'ha ricevuta, Parola. In vista delle partite di domenica, questi sono due cambi. Il mondo si è capovolto, Buonasera va di cross e batte il centravanti. Adesso col sorriso. Però devo dire che questa sera è capitato spesso. Ma è anche molto più giovane. Parola quest'anno è stato acquistato come una sorpresa positiva, meno male che c'è stato lui, perché c'è stata la squalifica di Flacchi, gli infortuni di Bazzani, di Bonazzoli. Questa è stata una piacevole, però insomma adesso è ritornato un giocatore molto piacevole da vedere, molto interessante. Si cambia gioco completamente dall'altra parte, Bonucci, adesso Dacour, e cambia gioco per Bonucci, quindi Gonzales ancora a Bonucci al 41esimo, nuovamente a Dacour attaccato da Parola. L'avanzata di Bonucci, però sbaglia il passaggio. Vi dico già che terremo la linea con le interviste di... E siamo proprio al momento del triplice fischio di chiusura che arriva in questo momento.